la cosa più bella che ci possa essere. Siamo orgogliosissimi di quello che stiamo facendo. Tutti ci davano per scontate, invece stiamo facendo vedere di che pasta siamo fatti. Siete riuscite a mettere in campo fino ad ora con grande spensieratezza, soprattutto grande serenità, quello che sapete fare, ma questo è effettivamente quello che aveva detto il vostro allenatore alla vigilia? Sì, è quello che aveva detto il nostro allenatore, e con serenità abbiamo fatto delle grandissime partite e sicuramente abbiamo regalato gioia al nostro pubblico. A questo punto adesso? Adesso tutto alla semifinale e si punta alla finale. Ormai siamo qui. Le ragazze sono molto brave dell'altra squadra, però noi alla fine abbiamo messo tutta la grinta che potevamo metterle, e purtroppo il risultato non è stato quello che volevamo. Volevamo mettere 4 reti di differenza, così sicuramente andavamo a fare la semifinale. Purtroppo non è stato così. Chiaro che adesso è tutto appeso a un filo per quanto riguarda la qualificazione. Al di là di questo, ti chiedo un bilancio sulla stagione di Brescia. No, noi abbiamo fatto bene, purtroppo abbiamo perso il solito secondo, che è una squadra che alla fine ora è in semifinale, però sono molto contenta perché la nostra squadra sono tutte giovani, sono tutte quasi under 17, e secondo me stiamo crescendo, è quello che importa in questo momento per noi. Non vincere, sì, far crescere le piccole. Insomma, il sogno, comunque l'obiettivo rimane di riportare Brescia dove tu hai vissuto, Brescia, no? Certo, quindi in alto. Certo, sicuramente. Penso che fra 3 anni più o meno le ragazze inizieranno a giocare a un alto livello e sicuramente faranno un bel campionato in Serie A. È quello che desideriamo tanto.